Nel 1613 viene pagata la cornice per un grande quadro di Lavinia Fontana, insigne pittrice bolognese che da qualche anno era residente a Roma. In realtà lei era arrivata a Roma già negli anni del pontificato Aldo Brandini, quindi diciamo nei primi anni del 600, però è vero che soprattutto all'epoca del Papa Paolo V Borghese, quindi a partire dal 1605, Lavinia si era affermata a Roma come un'insigne artefice alla quale erano stati affidati anche degli importanti incarichi nella decorazione delle chiese. Quindi quest'astro della pittura a Roma ovviamente incuriosiva i contemporanei e i committenti non soltanto per le sue abilità di pittrice, ma anche perché si trattava di una donna considerata bellissima dalle fonti dell'epoca, talmente bella e talmente abile e talmente piena di talento per la pittura che anche dei visitatori insigni, degli ambasciatori stranieri alla corte di Paolo V si erano innamorati di lei, che era sposata, che aveva anche diciamo un gran numero di figli, che aveva questa famiglia a Roma, ma che nello stesso tempo intratteneva rapporti intellettuali profondi con poeti, committenti, altri pittori e probabilmente svolgeva anche un ruolo non di secondo piano nelle accademie che in questo momento nascevano a Roma. Un personaggio così non poteva non attirare l'attenzione di Scipione Borghese. Ci sono anche altri dipinti nella Galleria Borghese, ancora adesso infatti attribuiti alla Lavinia Fontana, ma certamente la Minerva in atto di abbigliarsi, come a volte la chiamano le fonti antiche, è il quadro che conquista la nostra attenzione all'interno delle opere di Lavinia per Scipione Borghese, perché è un quadro di grandissime dimensioni, perché è un quadro che raffigura nella sua interezza proprio la dea Pallade, quindi la dea della sapienza, come se fosse una Venere, cioè lei è nuda, è di profilo, si gira verso lo spettatore mentre si sta vestendo e quindi diciamo che questa differenza dalla dea della bellezza e dell'amore è una differenza che è suggerita solamente da alcuni degli attributi che sono invece proprio gli attributi tipici di Pallade Atena e poi di Minerva, della Minerva romana, e che noi vediamo questo elmo con cui gioca un putto e poi vedete che sullo sfondo c'è anche la civetta con l'ulivo, quindi la pianta e l'animale che sono tradizionali attributi della Pallade. E in questo caso possiamo anche pensare che ci fosse addirittura un riferimento della stessa pittrice alla dea, cioè che una artista così celebrata per il suo talento e per la sua bellezza e potesse essere identificata con il soggetto stesso del quadro. In questo senso ci incoraggia una canzonetta, un poema che era stato scritto tanti anni prima, era stato pubblicato nel 1605 e dedicato a un'altra opera che doveva essere un soggetto simile, perché la canzonetta si chiama La Pallade ignuda di Lavinia Fontana, quindi probabilmente si trattava di un'opera precedente, un'opera eseguita quando l'artista si trovava ancora fra Bologna e Roma, e però per un committente romano, Marco Sittico Altemps, quindi il rappresentante di una famiglia di origini tedesche che si era stabilita a Roma da qualche tempo e che era comunque in rapporto con Scipione Borghese. Chissà se Scipione poteva aver visto prima anche quest'altra opera di Lavinia Fontana e forse essersi basato su un altro quadro per poi commissionare questa immagine a figura intera, questa immagine così ambiziosa di una Minerva Venere che sicuramente non poteva
sfigurare fra tutte quante le immagini che rappresentavano Venere o altre figure di Venere all'interno della Galleria Borghese e di quegli assetti, di quei camerini che noi adesso, ancora adesso, cerchiamo di rievocare all'interno della Galleria Borghese, dedicati appunto a celebrare la Dea, la sua bellezza e le sue arti amorose. E per riportarla in galleria, perché ora qui siamo nei depositi della Galleria Borghese, e appunto abbiamo cercato di renderla più bella possibile. Voi non vedete ancora qui la cornice da cui la tela è stata staccata, proprio per consentire questo intervento di restauro. Abbiamo la fortuna oggi qui di avere Leonardo Severini, che si è occupato del restauro della tela di Lavinia Fontana, e quindi io volevo chiedere perché si era reso necessario questo intervento. Perché nei secoli si sono sovrammessi diversi interventi di restauro che consistevano in strati di ridipinture, ritocchi, soprattutto concentrati sulla figura, e quindi principalmente il restauro si è diviso nella prima parte di pulitura, quindi pulitura degli strati sovrammessi e non originali, e si è riuscito a liberare la pittura originale velata da vecchi ritocchi. E poi volevo chiedere un'ultima cosa, la data siamo riusciti a leggerla meglio? Perché c'è questa data 1613 che poi corrisponde a quella del pagamento della cornice da cui siamo partiti, e c'è questa data anche apposta sul quadro, anche se sembrano lacunose le prime lettere prima della data. Si legge bene infatti la data, che è stata dipinta qui al di sotto dell'Eros, del puttino. Ed è la data 1613. 13. Grazie. A voi.